Ciao a tutti ragazzi, rieccoci qui. In realtà questo è come era finito e questo era successo, no? Nel finale dell'episodio precedente, che avevo fatto l'ultima partita, l'avevo pareggiata, dovevo andare da 14 a 15 punti. Invece, inspiegabilmente me l'ha segnata. Vedete lì che c'è scritto 15. Allora dite, allora ve l'ha dati. Cioè, te l'ha dati i punti. O il punto. Guardate un po' se più che cosa succede. Qui c'è scritto 15, viva 14. Cosa vuol dire? Vabbè, giochiamo e vediamo un po'. Eccomi. Prima partita di questo episodio. Vediamo un po'. Perché vediamo, speriamo che tutto vada come deve andare. Perché se no mi gira abbastanza coglioni. Ecco. Cazzo di squadra è questa lì, Madonna santa. Rotazione 83. Cioè, bimbi in attacco fa paura. Per non parlare del centrocampo e per non parlare della difesa e per non parlare infine del portiere. Dai, ma come si fa? Attenzione Meniche! Tira Meniche! Dio buono lì, almeno! Madonna santa! Oh menade! Però un tiro un go, Cioè non è che io ho fatto chissà cosa, però lui è il primo tiro che fa. Lewandowski, 1-0. Andrea, vai, ammodino in testa! Eccoli! Barzagli! Andrea Barzagli! Riequilibra tutto! 1-1! Di testa il calcio d'angolo! Andiamo, Edie! Bene, Edie! Buona! Attenzione Tonino! Forse deviato con deviazione, non lo so, ma chi se ne frega, 2-1. Andiamo, Dien. È buona Emanuel! È buona! No! Puta che culo, Dien. Aio, cosa ha fatto Meniche? Oh, no, mi si è distrutto Meniche. No, fine del primo tempo. Vai Claudio, vai Claudio! No, che cazzo fa? Cos'è? Un tiro passaggio di una peta. Vai Tonio, nel mezzo, di testa uno. Vai Claudio! Boia, che inculata ti ho preso. Siamo schemettini. E vabbè, Robin, fra l'altro, mi tira a gotra, poi... 2-2, peccato però. Però non è ancora finita. Attenzione, Carlitos. È buona, Meniche! No! Mamma mia, signore. Mamma mia, signore, che ansia. Tira! Dove cazzo... Tira, Meniche! Ancora! No! Finisce così. Boh, è tirata fino all'ultimo. 1 a... sì, 1-1. 2-2. E niente. Speriamo che alla partita di ieri alla fine non me l'abbiamo entrata, perché se no, per quanto riguarda il titolo, siamo fuori. No, so che comunque mi rende fiducioso. Non dire della partita, che comunque nonostante uscisse la squadra siamo riusciti a pareggiarla, è il fatto che i giocatori comunque me l'ha cambiato, cioè la formazione. Non so se vi ricordate che l'altra volta ho fatto come l'ha contata come partita. Andiamo, Madonna santa, come che non me l'ha contata come partita, non mi aveva nemmeno cambiato i giocatori. Comunque ora l'ha cambiati, vediamo un po'. Crediti, sì, avanza. 2 partite rimaste, 15, ora me l'ha contata. Meno male, me ne sono rimaste 3 partite e non 2, che come ho già detto, altrimenti l'ho presa nel ciolo. Seconda partita. Eccolo lì, il nostro avversario. Pesta 84, ora chi... Mamma mia. Spatisce. De. No, è giusto, sì, giostra bene in fronte a me. 1-0, chi è? Mandzukic. Come, ah!
No! Peccato, mio. Lì, 2-0, ancora lui, Mandzukic. Dio santo, Barzagli, lì. Boia, 3-0, lì, che palle. Xabi Alonso, punizione. Aio, Emenike, così, un gol a caso. E fortunoso perché Bimbivesto è forte. Comunque 3-1. Finisce così, 3-1 per lui. Vittoria veramente, veramente meritatissima. Perché è veramente forte. E a livello, sia a livello di qualità che appunto di gioco. Più forte di me. E niente, mi auguro che Antonio Zentini un po' meno, diciamo più appagato, diciamo che innanzitutto ce l'ho fatta a fargli un go e speriamo che comunque lui lo sia perché ha una squadra che gli permette di fare tutto questo. Cioè, perché stavo, io personalmente non lo trovo alcune che è più forte di me, anche se so che ce ne sono, perché tondo io non sono mai forte, però mi butto giù. E quindi spero che sia appunto che dipenda tutta la squadra. Comunque, eccoci qui. Una partita rimasta, 3 punti. Speriamo di farli per la promozione. Se dovessi trovare dopo uno me e lui, spengo. No, vabbè, per di. Dico non ce la faccio. Speriamo bene. Ultima partita del video e speriamo anche della D3. Speriamo. Un'altra. Mamma mia, anche lui. È vero che sono in D3, per l'amor di Dio, non è che pretendo di trovare le squadrettine tipo bronzo e argento, però addio, sti volano. Vai, 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 no! Vai, fallo, 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 fallo. Dai, dai. Chi ci va a battere? Giallo? Era ultimo uomo. Vabbè, comunque tanto cambia la sega ormai. Attenzione, Mertens. No, l'ha le levata. Non ci voglio rede. L'ha levata dai Arcetti. Edu. Tira Edu. No, Edu, ma come fai? Davids. No. No, non ci credo, al 45esimo 1-0. Cazzo, Remy. Che palla, ha fatto una sega tutta la partita e poi scazza questo qui a fine primo tempo. Ma via. No, il cazzo 2-0, via. Dove finiscano qui le speranze di promozione che ci dà a fare 3 gol in quanto? Nei miei 40 minuti. Tira! Che cazzo! Fuori gioco, parte ormai. Finisce così, 2-0. Non ce l'abbiamo fatta. Girano coglioni. Perché nonostante lui non è che io giocassi malissimo, però era fattibile. C'è un Dio che ho avuto una sbotta occasione, diciamo comunque che quelle occasioni che ho avuto io, sia per sfortuna, sia per non bravura dei miei giocatori, o di me, o mia, insomma, non è entrata una in poche parole. Un coglione che bastava una vittoria. E ora, siamo sempre lì. Però bisogna ripartire dall'inizio. E niente. Boh, guardate, anche a costo poi di mangiarmi le dita. Per concludere il video, voglio aprire un pacchetto. Andiamo a aprire il pacchetto. Andiamo bene. Tanto per buttare via crediti, diciamo.
Bello! Ma via, ma via, ma che cazzo di pacchetto è? Proprio una giornatina di cazzo. Vabbè, via. Detto questo, il video finisce qui. Ci rivediamo al prossimo e si riparte in D3 e guardiamo di farcela, vediamo di andare in D2, possibilmente, speriamo bene. E detto questo, l'unica cosa che vi ricordo prima di finire è quella di mettere, se vi piace, mi piace appunto al video, di condividerlo e soprattutto, anzi, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Via. Ciao a tutti, alla prossima.